dopo aver ascoltato questi esercizi di tecnica mista, affrontiamo da questo momento in avanti per un certo numero di lezioni il tema dell'improvvisazione, diciamo quella un po' più evoluta, quella che ci porta verso la fusion. Con noi è Luca Colombo, che salutiamo caldamente e che ci darà una mano a lavorare proprio sullo specifico di questi linguaggi. E cominciamo con le scale minori armoniche. Le scale minori armoniche sono delle scale con una sonorità molto speciale, molto particolare. In effetti è una scala minore con il settimo grado maggiore. E il suo sapore è quello della... ci ricorda un pochino la musica araba. E affronteremo una serie di esercizi proprio su queste scale minori armoniche in diverse diteggiature. Cominciamo con la prima diteggiatura, alla quale seguirà un brano, un esercizio su questa diteggiatura e infine un esempio di improvvisazione. Sentiamo Luca questa scala e poi l'esercizio. L'esercizio era il numero 170, adesso di seguito, come succederà anche più avanti, ascolteremo una serie di esempi di fraseggio, di linguaggio improvvisativo che vi invitiamo a imparare a memoria. Il prossimo è appunto sulle scale minori, sulla scala minore armonica con questa diteggiatura. Gli accordi che sentirete dietro, di sottofondo, sono un secondo, quinto, primo, secondo minore, quinto di dominante e primo minore. Il secondo grado lo sentirete come accordo semidiminuito, equivale a sostituire un accordo di... è come se fosse una sostituzione di un accordo minore. Bene, ascoltiamo l'esempio. One, two, three, qua. E nella lezione numero 64 proseguiamo con un'altra diteggiatura della scala minore armonica, questa volta nella tonalità di Fa, quella precedente era nella tonalità di Sol. Lasciamo a voi l'esercizio numero 171 con il relativo esempio musicale. Ascoltiamo un pochino la diteggiatura e vediamo un po' dove si trova. E sempre nella lezione numero 64 è la volta di un arpeggio della scala maggiore che ripercorre tutti i gradi della scala. È un arpeggio che vi invitiamo a ripetere più volte, magari accordo per accordo, prima l'arpeggio di Do, poi quello di Re, poi quello di Mi e via di seguito, oppure spostare tutta la posizione dell'arpeggio stesso avanti di un tono. Quindi, tanti modi, divertitevi anche a trovare altre soluzioni. Ascoltiamo tutto l'arpeggio fatto da Luca Colombo. 1, 2, 3, 4.